dopo una gara di rincorsa ed essere stata sotto anche di 22 lunghezze, la Blue Basket rimonta la tina sul suo parquet, ottenendo il quarto successo esterno stagionale col punteggio di 90 a 92. L'avvio è pirotecnico con conclusioni dalla lunga distanza su entrambi i fronti. Solo nella prima frazione i nerazzurri tirano 6 su 10 da 3, i biancoblu 5 su 7. La Benacquista va a più 7, la Gruppo Mascio tocca i 4 punti di margine, ma per buona parte della seconda frazione sono i giocatori di Sacco a fare la partita. Alipiev concretizza un più 22 per il quintetto pontino, che comincia ad assaporare la prima vittoria al Palabianchini. Sull'altro fronte, Finelli prova la carta della difesa a zona e grazie alla serata di vena di Miaschi e a un sostanzioso contributo della coppia di americani, all'intervallo il ritardo di Treviglio si assesta sotto la doppia cifra. Dopo il cambio di campo, si sposta alla pressione difensiva anche nella metà campo di Latina. Packer riavvicina i colori bianco-blu, anche se Fall non ci sta e spinge nuovamente la Blue Basket a meno 7 a 7 minuti dalla conclusione. Tre triple consecutive di Giuri mandano gli ospiti a condurre anche di 6 lunghezze, ma Parrillo concretizza un nuovo contro-break e l'ultimo minuto inizia con Latina avanti di 3. Vitali la impatta a 9 secondi dalla fine e sulla rimessa successiva di Latina, Harris concretizza il sorpasso capitalizzato dalla difesa di squadra sull'ultimo possesso pontino. Al 40esimo è 90-92. Il successo proietta la Blue Basket a 14 punti in terza posizione solitaria, dietro a Trapani con 18 e Cantù con 16. Il gruppone a 12 punti allarga la forbice con l'ottava posizione, ora staccata di 6 lunghezze.